Buongiorno amiche, buongiorno a tutti. Allora, io oggi andrò a preparare delle fette di ventresca che è simile al pesce spada, la forma come è fatta, vedete? Eccola qua. La farò alla griglia. L'ho lavato. Ora vedete. C'è l'acqua che l'ho lavata bene bene, che sta tirando fuori altra acqua. E qui io ho preparato una vinaigrette di olio, prezzemolo, un po' di rosmarino, un pezzetto d'aglio. E limone spremuto e poi qualche zesta di limone. Ora io questo lo andrò a mettere sopra qui alle fette di pesce che poi metterò in frigo almeno per un'oretta per farla insaporire. E dopo lo andrò a fare sulla bistecchiera. Ecco qua. Mettiamo tutta, così si insaporisce bene bene. Ecco fatto. La distribuisco per bene. Tutto il pesce. Ecco fatto. E voilà. Ecco, vedete amiche? Eccolo qua. Ora questo va in frigo, almeno per un'oretta, e lo lascio riposare in modo che prenda bene bene il sapore. Ok, ci vediamo tra un'oretta. Allora, amiche, un'ora è passata. Io ho tirato fuori dal frigo le mie fette di ventresca. Eccole qua, come vi ho fatto vedere prima. Si sono bene bene insaporite. Eccole. Ora faccio riscaldare bene la bistecchiera e poi andrò a metterci il pesce. Qui ho preparato meno di mezzo bicchiere di vino bianco, quasi alla fine della cottura andrò a sfumare con un po' di vino. L'accompagnerò con un'insalatina e pomodori, eccolo qua, già l'ho condita. Olio, aceto di mele e sale. Facciamo scaldare bene, non bollente bollente altrimenti si brucia, ma deve essere calda. Mi
che sia un pesce delicato è come pesce spada, bisogna stare per attenzione quando si gira, perciò bisogna usare una paletta, altrimenti si rompe, si spezza. Sembra abbastanza calda. Già si non c'è sentito il profumino. Mettiamo un po' di questo condimento, non si butta, perché c'è anche un po' d'olio, limone, tutto questo, qua. Mettiamo un po' la fiamma. Facciamo cuocere bene prima di tirarlo. Molto molto, ecco qua, e uno è andato. Noi mettiamo questo. Ecco qua, l'abbiamo fatta. Facciamo un pochino cuocere l'altro lato, dopo lo giriamo ancora e poi è cotto, perché non deve cuocere chissà quanto tempo. C'è un profumo meraviglioso. C'è un pezzo di limone. Questi non sono più logici per i limoni, allora li lavo. Thank you.
vediamo come sta sfumando. Andrò a sfumare con il vino, ecco qua, lo lasciamo evaporare. Profumino meraviglioso, buonissimo. Mettiamo un pochino così evapora meglio il vino. Siamo quasi, siamo quasi alla cottura. Vedete, il vino si sta asciugando bene bene, tutto l'acqua sta evaporando. Alla fine si rompe, spero di no. Ecco qua. Amiche, il piatto è finito, eccolo qua, guardate che meraviglia. Questo oggi è il mio pranzetto, senza pasta. Ecco, guardate che bello, c'è un profumo meraviglioso. Spero che anche questa breve ricetta sia di vostro gradimento. Con questo vi saluto, vi abbraccio a tutti e vi dico
Arrivederci alla prossima ricetta e buon pranzo a tutti e buona giornata. Ciao, ciao, ciao amici e amiche.